Parlando del comune di Mercato San Severino, è l'esempio che il sindaco, che poi il sindaco che aveva voluto fortemente, aveva creduto in quella, nell'esperienza e ci aveva creduto in fondo, per chi non lo sapesse, e dall'altro lato politicamente rispetto a me, quindi parliamo, c'è cioè, il nuovo di Alleanza Nazionale di Soldi di Fondazione Comunista. Un bambino che è nato invece nel campo San Severino da 6 anni a questa parte, quindi bambini che magari sono in periodo elementare, quindi bambini di questi giorni, non conoscono il contenitore della spazzatura, i cassonetti non li conoscono. Il problema è proprio questo, cioè come cresce un bambino che è costretto magari per andare a scuola, passare attraverso la generale attraverso i sacchetti, o scendere dal marciapiede perché i cassonetti sono colpi di spazzatura, e come cresce un male al ritmo attuale, oppure non c'è più, non ci sarà più, come dire, tempo e spazio nel pianeta per dare una risposta. Siamo arrivati al punto che noi consumiamo più di quello che la Terra nel suo complesso è in grado di darci, cioè, come acqua, come energia, come bene naturale, come bene di consumo. Qui c'è un problema, noi dovremmo cominciare a ragionare, perciò di questo lo possiamo fare oggi, che non siamo sommersi da perché se io sto ragionando da un'estate, c'è un'estate, questo è un altro. Avere un ciclo di vita che significa che noi quel prodotto alla fine ritorna nel ciclo, ritorna a essere come una parte viva, non deve terminare con il gesto quotidiano che facciamo di buttare il contenitore nel nostro sacchetto. Se noi partiamo da questo, cominciamo a ragionare, perché noi oggi, non voglio farlo a lungo, sono partito da questo esempio, perché noi oggi viviamo di apparente andiamo a fare la spesa e compriamo un etto di prosciutto nella grande istituzione e qui abbiamo su un altro tema che la grande istituzione ha alimentato a dismisura il tema degli imballaggi inutili, c'è un grande prosciutto solo all'interno di una carta, una conduzione a temperature più basse con il rischio per la salute dei cittadini, loro devono capire che il problema non è ideologico, io penso si possa fare più dei genitori, però non è io voglio ragionare liberamente con altri che pensano che invece sono indispensabili e dice ma possiamo trovare un compromesso su quella che è la direttiva europea? L'Europa ci ha detto una cosa molto semplice, l'esperienza di tutti i paesi europei. La gerarchia nei rischi. La gerarchia significa che si fanno le famose 4 R. La riduzione a monte della quota dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riuso e il riciclo e la parte terminale, ma quella terminale, non tutto. Proprio io che non è una parte di mobili, neanche di queste linee, neanche per tutto il scavamento della macchina con cui si deve fare le linee, quindi che cosa si deve raccontare. Ma io, siccome siamo in una condizione dove noi abbiamo un punto vecchio, e chiudo su questo, fatto che c'è un predato, e c'è un predato, ma se non funziona non è detto che deve entrare in funzione. Però io credo che su questo c'è già massima garanzia, e chiedo al governo tutti gli organi di controllo, e la cosa migliore è avere un siano H24 che contorno di missione. L'impianto l'ho fermato ogni volta che mette a rischio la salute dei cittadini. No, io veramente non intervengo perché io ho un difetto, quello probabilmente di essere troppo umile, per cui non mi va di cominciare, poi sentendo molti interventi, forse qualche volta è utile mettere anche alcuni punti di suggerimento. Molti hanno scritto i libri, hanno fatto studiare del bestseller, stanno vinto dei premi Oscar, ma vorrei dire che senza presunzione, adesso non dovete consentire, che tutti questi signori, quando nel 2001, febbraio del 2002, quindi, altro che parlare del professor Rapinti, il professor Rapinti ha scoperto le coballe dopo che c'è stata una relazione parlamentare consegnata al Parlamento nel febbraio del 2006. Quindi tutto quello che è scritto è negli anni parlamentari. Quindi non è che c'è bisogno di un libro per trovare le cose. Io sono abituato però che ero venuto stasera con lo spin, così come avete gli amici di Mita e gli altri che hanno iniziato questo convegno, per dare un contributo che guardasse al futuro. Ora, voglio dire all'amico di Casaluna, che abita a Pomigliano, quindi nella zona, anzi quasi a Tavernola, che siamo proprio confinati. Io vorrei dire però, se c'è un laboratorio che lei conosce, che ha dei dati diversi all'altra, io vorrei dire domani mattina, attenzione in procura, perché
a fare questi corridoi non serve a nessuno, non serve a nessuno. Se lei mi dice questo è il caso caso, io la tengo. Mi dice la parola, io vado a proporre capo. Io so per certo che non sono tranquillo, io cittadino di quella terra, insomma, come diceva il professor Martella, perché è evidente che appena si abbassa la temperatura di ossigeno ci saranno. Tutto il resto, al punto in cui siamo, se noi oggi dire che c'è il rischio, e che facciamo? Lei viene con me a protestare davanti al genitore quando me lo mettono a accendere il fuoco? Io ci sarò sicuramente, se non ci sono le garanzie, io sarò qua fuori, sarò legato, perché non è possibile che si bruci senza le garanzie. E siccome loro continuano a dire che... Ma infatti io con appunto, una limitazione non c'è una sola nella libertà. Quando noi abbiamo le discariche che vengono, come dire, equiparate a siti di interesse strategico militare, cioè generalmente benigno, insomma, cioè, vuol dire veramente che l'abbiamo fatta grossa, cioè se la potenza deve essere corretta dall'esercito, stiamo mortificando anche l'esercito, insomma, che deve fare un lavoro che non è proprio. Che se io vado a manifestare devo arrestare, non è più la denuncia e poi fare il processo, quindi l'arrestare in vacanza, è successo tranne quelli che bruciavano per non aver dovuto fare, è successo a Tenuro e a Chianci, gli estremi vanno sempre combattuti quando, e soprattutto oggi sono altri a soffiare il fuoco della protesta. Ma noi siamo a questo punto che non è possibile neanche protestare. Allora voglio dire una cosa del Torricoso, ve lo voglio dire, non è con sincerità per non farvi prendere in giro, voi dovete chiedere una sola cosa. Ai carabini di turno che vengono a dire che sono contrari e vogliono fare i piani, devono chiedere la fine del commissariamento, se no mi stanno perdendo il giro. O riesce a fare il commissariamento, se no non c'è il commissariamento. E quindi la possibilità di decidere a chi voi avete eletto, a chi noi votiamo, quindi al consiglio provinciale, al sindaco del posto, al consiglio regionale e al consiglio regionale. Se resta il potere commissariale.